Ivan, il cuore di noi acchiappa fantasmi. Eccolo. Con Slimer. Direttamente dal Piemonte. Come si sta da quelle parti? Bene, c'è un po' di nebbia. C'è un po' di nebbia. Fantasmi tutti presi anche lì. Ottimo. E dalla Toscana. Lorenz. No, ma facciamo e Flores, letter center. Facciamo un po' di product placement. Esatto, vai. Venite anche voi da Officine Proprio per la trappola. Le migliori trappole d'Italia. Solo da Officine Proprio. Troviamo qualcuno. Allora, la fiera è piena di gente. C'è veramente tanta gente e si fa un po' fatica a camminare. Ovviamente gli idoli sono sempre i Ghostbusters. Vieni, Simone, che si fa la foto. Vai, vai, che faccio la diretta della foto. Sei in diretta, sei in diretta. Ma che belli. Ma io la voglio fare un grazie. Ciao. La figurina, aspetta, non te ne andare, adesso devi pagare 5 euro. Se ti arriverà la biblioteca in casa, sì, ti avevamo detto, per 5 euro la foto, ti arriverà un'enciclopedia a casa. Aspetta. Perché Spengler? Ecco Spengler! Ovviamente siamo già in diretta su YouTube. Congelati. Congelatissimo, però avete fatto in fretta. Ciao, ciao. Foto. Ragazzi, poi una bella foto di gruppo, fare una roba. Anch'io. Ancora andare alla diretta e andiamo al bar. Metti la mano qui. Ragazzi, questo è il nostro pubblico. Perché da questo lato lo stand totalmente anarchico, i Ghostbusters pirati. Allora, ragazzi, qua siamo a Novegro. C'è un botto di gente, più di ieri, e farò qualche diretta, però andate sul canale Officine Prop, perché le dirette prossimamente, già da oggi, le faccio da lì. Quindi andate sul canale Officine Prop, iscrivetevi e i prossimi video saranno in diretta da lì. E intanto ci godiamo la fiera con lo stand piratesco. Lo stand. Dottore? Quanto bello troppo. Lì vi sta aspettando lo stand. Quindi ci vediamo su YouTube. Spostatevi tutti su YouTube, che le prossime dirette saranno da lì. E adesso ci facciamo fare le foto. Ciao! Così faccio anche la foto. Eccoci qua! Eccoci, c'è Renato! Pronti! Renato! Ciao Renè! 24 ore al giorno festivi non esclusi! C'è anche Scano! Il lavoro non ci spaventa! Il conto non vi spaventa! Adesso andiamo a recuperare il dottor Oggioni! Giro la telecamera così vedete un po' la fiera! Questa è la zona cosplayer! Se riesco a girare, eh! Dov'è oggi? Qua! Voilà! Hulkbuster, Hulk. Sì Renato, oggi c'è veramente un botto di gente, c'è veramente un casino, ieri era pieno ma oggi è peggio. Ivan, il cuore di noi acchiappa fantasmi, col fantasma. Non potevi non Questo è un bello stand.
Ma è spettacolare! Wow! Come si bulla dalla parte? Posso inquadrare un po' di dettagli? Pazzesco! Bellissimo! Complimenti! Questo è alto artigianato, ragazzi! Eccolo, eccolo! Il dottor Oggioni! Che figata, wow! Direttamente da Ghostbusters 2! Il dottor Oggioni! Yeah! Questi momenti dal vivo, che figata, ragazzi, che figata! Siamo in live! Siamo in live? Sì! Ok, sputtana dentro! Steven Seagal ormai è... Ecco a voi! Insieme a Steven Seagal! Caspita, qua siamo in uno stand... mica male! Prendi questo telefono! Vai! E torniamo in diretta! Vabbè, ci sono tanti Steven Tankard, ci sono tanti Ghostbusters, benissimo, adesso interrompiamo la live e la riprenderemo dopo per la ricerca di The Bunker Buster, così la squadra è tutta unita. A dopo, ragazzi, ciao ciao! Acceleratore nucleare non autorizzato del dottor Matteo, stile Afterlife, che ho fatto come nel film, con un'unica luce che gira invece che quattro. Informazione inutile dalla fiera. Sono uniti per poi diventare associazione. Ci troviamo a diversi eventi con questo paglietto, questo evento. Siamo ormai da diversi tempi e siamo anche disponibili per altri. Che brutto ceffo, mamma mia. Perfetto, e allora se siete appassionati dell'universo tolkieniano, questo vuol dire bucare lo schermo, lo schermo della quarta era che si trova qui alla nostra destra, proprio alle vostre spalle, per questa parte del palco. Sì, ma che cosa... Ah, giustamente dice, ma l'occhio di Sauron, quando lo vediamo l'occhio di Sauron? Allora, no, basta, no, ma no, 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 no. Combattimento mortale. Vabbè, ma poi c'è un altro, ha anche ragione. E poi c'è uno difficilissimo. Ho giocato a ingranaggio di metallo solido. Facciamo vedere intanto un po' di creazioni artistiche di altissimo artigianato. Portato su questo palco da dei ragazzi che sono ancora appassionati di questa saga storica. Come è fatto? Di che materiale è fatto? E poi tutto dipinto a mano. Grazie. Ma certo, vieni, vieni. Vai avanti con la diretta mentre faccio una foto. Stavolta non l'ho capita. Simon per il sociale. Questo è il mio.
Stark, come sta? Risuscitato? Stark. Stark. La dura vita di una chiappa fantasmi al bar. Sta flussando, dottore? Sta flussando? Sta flussando. Però dopo la disinfestazione ci vorrebbe il caffè omaggio almeno. Caffè omaggio, acqua omaggio, cibo master. Facendo un giretto tra gli stand e visto che c'è forse un pochettino meno di gente, vediamo un po' cosa c'è. Vi condivido un po' quello che c'è in fiera. Ciao, siete grazie. Bellissime. Ah, ecco, perfetto. Grazie. Voi siete? Guarda, ti lascio anche questa visita se vuoi. Bellissime action figure. Ah, voi siete? Sakura Tao, guarda. Perfetto, che sono in diretta, così fai vedere il... Sì. Eccoti qua. Perfetto. Mi raccomando, passate, cercate... Tanto ci siete su... Mamma mia, su Instagram, Instagram. Perfetto. La vicina, così fa. Che ci sono delle statuine action figure fantastiche. Grazie, toccarle così. Oh, vedo un Lupin là, bellissimo. Vediamo se riesco a farlo zoom. Dai, io ti faccio passare. Ah, che bello, si passa, passa. Vai, ho fatto, lascio un video su stella. Grazie, ciao. Andiamo un po' avanti, vediamo cosa c'è di bello, vediamo. C'è un po' meno gente, si riesce a vedere un po' meglio quello che c'è. Beh, Funko Pop direi che ci sono sempre, immancabili. Qui altre action figure, questi qua mi pare, ieri avevo chiesto, li stampano loro in 3D, sono loro? Sì, sì, sì. Daitan 3, sai che non ne ho visti? Ci saranno probabilmente a cercar bene, però no, di Daitan 3 per ora non ho visto niente. Guardate che belli questi. Sono fatti veramente bene. Ah, questo qua dei Looney Tunes è stupendo. Ma ce n'è uno che ho visto ieri che è veramente figo. Eccolo qua, gigante di ferro, e c'è anche Slimer dietro. Questi sono tutti... Ciao. Ciao, sto facendo una diretta su YouTube. Oh. Allora, diretta. Questi sono tutti stampati in 3D. E li fate voi. Dipinti? A mano. E avete per caso anche il nome del negozio, così glielo diciamo? Perfetto, perfetto. Grazie mille. Lavori fantastici. E di qua abbiamo lui! Ciao! Tutto bene! Mamma, me lo compri! Ti sei fermato anche tu qua? Guarda che bello, guarda che bello. Guarda Slimer con la trappola. L'hai visto subito. Sì, 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 è attratto, attratto assolutamente. Va bene ragazzi, torno dopo con la diretta. Ciao ciao! Allora, qua fanno
delle spade laser fantastiche e tra l'altro non sono neanche eccessivamente care, molto economiche. Io ve le consiglio, se volete farvi delle spade laser direi che questo è il posto giusto. Ciao, guarda, siamo in diretta e stavo giusto dicendo che se qualcuno vuole delle spade laser deve venire qua, perché secondo me fa l'affare. Bene, speriamo. Che spade laser avete? Allora, queste sono tutte spade laser da combattimento, quindi si possono tranquillamente utilizzare proprio per combattere. Perfetto. Elsa in alluminio e lame in policarbonato. Ottimo. Sono modelli semplici, un pulsante e un colore, semplicemente accendi e spegni. Sono modelli anche più complessi, con più pulsanti di colori o anche con gli effetti sonori. Fantastico, ragazzi, cosa volete di più? Effetti di luce e tutto. E uno se le può anche fare, leggevo... Esatto, sono completamente personalizzabili, quindi scegli il modello dell'impugnatura, le varie personalizzazioni, noi te le costruiamo direttamente. Siete magici. Grazie. Che la forza sia con voi. Grazie. A dopo, ciao. 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 Tra l'altro io ne ho una da posto. Vedi, c'è anche il cliente che... una Hydra del 2019. Ottimo. E poi vedevamo prima la genialità, Pampling ovviamente, come non prendere questo. Questo è top. Beh, anche le altre non scherzano. Adesso facciamo ancora un giro e vediamo se riusciamo a beccare Daniele e gli altri che abbiamo perso. E quindi ci vediamo dopo, ragazzi. Qua oggi c'è più gente di ieri. E vabbè, meglio così. Ciao ciao!